ragazzi, il microfono c'è. Proverò a alzare il tono della voce. Adesso lo rimettiamo al suo posto. Quindi il microfono sappiamo che ce l'abbiamo. Ok. Adesso, ragazzi, oggi, come potete vedere. Allora, ragazzi, come potete vedere, qua abbiamo la nostra ciotolina con dentro acqua calda. Ma al di sotto, siccome non ho una scuttle, la scuttle sarebbe quella ciotola che all'interno si può inserire dell'acqua calda per tenerla calda, facilitare il montaggio del sapone e mantenere il sapone caldo, io ho messo una ciotolina sotto con l'acqua bollente, la ciotola l'ho appoggiata sopra, così la teniamo calda, facciamo un bel montaggio in ciotola, così teniamo il sapone caldo e poi andiamo sul viso. Adesso vi presento due nuovi prodotti. Eccoli qua, equivalenza. Andiamo a aprire i prodotti. Andiamo a togliere la confezione. Questa è ispirata a 1 Million di Paco Rabanne. Prezzo, questa è una 150 ml. Pagata circa 7,80 euro se non sbaglio, e insieme altri 7,80 euro ci danno il balsamo, sempre della fragranza 1 Million. Le note, ragazzi, le avete viste sia del sapone che del balsamo, ve le ho inserite all'inizio del video. Non sono le note proprio specifiche del soap, perché non le ho trovate da nessuna parte, né su internet, né su YouTube, né da nessuna parte. Quindi sono andata a guardarmi l'inci del profumo insieme alle note di testo, di fondo, e ho inserito le note del profumo. Adesso lo armiamo, lo sciavettino, eccolo qua, della Revenger, lo andiamo ad armare con le Wascode. Quindi andiamo a aprirlo. Ok, apri le nostre Wascode. Andiamo a spezzarle, quindi cosa facciamo? Pieghiamo e spezziamo la lametta in due. Oggi seguiamo il consiglio di Paolo, eh. Adesso vi spiego, cambiamo la visuale della camera e vi spiego. Ok? Così. Facciamo attenzione che sia ben allineata. Andiamo a vedere. Ok, dovrebbe andare abbastanza bene. Secondo me invece non va per niente bene. La andiamo a riaprire e andiamo a vedere cosa c'è che non va. Facciamo massima attenzione quando facciamo queste manovre. Ok. Ok. Andiamo a fare questo lavoro. Ok. Adesso mi piace di più. Andiamo a serrare. Ci qua. Vedete? Adesso sembra allineata. Ok. Quindi, sciavettino armato con Wascode. Andiamo a togliere da qui, così non ci danno fastidio. Andiamo a togliere anche questo. Gli mettiamo il sintetico Yaki 24 Brush a bagno, giusto per riscaldarlo un pochettino. Allora, qua ho il mio panno. Facciamo come ha detto Paolo. Cosa facciamo? Lo imbeviamo nell'acqua calda. Calda, e poi l'andiamo a mettere nel microonde. Ok, lo imbeviamo nell'acqua calda in questa maniera. Perfetto. Lo strizziamo bene,
E lo andiamo a inserire per 30 secondi nel microonde. Ok, ci siamo. L'abbiamo scaldato, adesso ci andiamo a idratare il viso. In questa maniera. Speriamo che la qualità dell'audio è cambiata. Adesso, panno caldo, microonde. Così sì che funziona. Il calore si sente? Si vede più che altro. Io il calore però lo sento. Quando si fredda lo giriamo dall'altra parte. Oh. Ok, adesso bisogna velocizzare un po' il tutto. Quindi cosa faccio? Prendo il mio furbacchione, lo apro e lo metto un po' sulle mani. Ma visto che lui è un po' freddo, cosa faccio? Acqua calda, una goccia. Si scalda anche lui. Faccio così e lo vado a mettere in viso. Massaggiamo bene. E ci andiamo a asciugare le mani. Ok. Adesso prendo il sapone. Andiamo a vedere. Io quasi quasi vado a prenderlo col dito e lo mettiamo nella ciotolina. Vado a svuotare l'acqua che c'è all'interno. Da qua, vado a svuotare l'acqua. Prelevamo il sapone col dito. Eccoci. E lo inseriamo qua all'interno. La ciotola è bella calda. Da qua. E andiamo. Vado solo a smorzare un po' e poi lo lascio dentro per tenere caldo il sapone. La fragranza adesso sprigiona la sua profumazione, quella che all'inizio non si sentiva molto. Si sente molto il fruttato, se non erro, per quanto mi ricordo, tanto come vi ho già detto, le note le trovate all'inizio. Fruttato, cuoioso, tabacco, patchouli e poi il resto non me lo ricordo. Ok, penso che possa bastare, procediamo in viso. La ciotola la mettiamo qua così il sapone si scalda. Equivalenza, abbiamo un totale di 15,80 euro tra sapone e balsamo, ispirato a Guamiglio. L'after non ce l'avevano, avevano solo il balsamo.
un po' di acqua calda. Movimenti rotatori, diceva il grande Paolo. Con un po' di acqua, guardate qua come schiuma, ma ha bisogno di acqua. Ogni tanto purtroppo ancora ho l'abitudine di fare questo movimento. Barba dall'ultima volta che me l'ha fatta Paolo. Ok, guardate che roba. Dobbiamo mettere un po' qua. E ne ho preso poco. C'ho le mani piene, quindi schiuma parecchio. Schiuma non finire, me la cospargo per il viso. Ok, passa. E ne ho messa pochissima. L'audio, come va l'audio? Ok, andiamo a prendere il nostro allume in mezzo al mio borsone. Ok. Ho cambiato un po' di visuali, sto, ragazzi, sono prove, purtroppo devo provare. Sto prendendo un po' di attrezzatura. Bisogna anche provarle. Ok, andiamo col sciavettino e parto. Da sotto. Ok. Come vi ho detto, ultimamente sto utilizzando lo sciavette nelle ultime rasature per prendere un po' la mano. Quindi ce la prendiamo con calma, senza fretta. Non so cosa stanno distruggendo i miei figli.
fiancone del treppiedi proprio messo qua davanti. Brufolino, se lo tolgo è meglio. Andiamo in zona baffi. Non mi sono tagliato. È un brufolo potente, solo qua un piccolo red point, ma ci la bimparei. Ok, quindi adesso andiamo a sciacquare il visetto con acqua calda. Siamo in Piemonte e va bimparei, anche se io sono meridionale, però. Quindi andiamo a prendere la nostra ciotolina calda calda, andiamo a mischiare il sapone che c'era nel pennello, così lo scaldiamo un attimo, che è importante. Devo comprare una scatola col serbatoio e provare. Ok? Ah, sapone caldo è un'altra cosa. Notato che con l'asciavettino mi bastano due passate. Quando faccio sto passaggio così è solo per distribuire bene il sapone. Ok, sciacquiamo le mani. Vai a prendere un po' di allume e il nostro sciavettino. E ricominciamo.
Allora, andiamo a sciacquarci, andiamo con acqua fredda, andiamo a vedere se c'è qualche ritocco da fare. Allora mi avvicino, così vedete anche voi. Sembra essere andato tutto per il verso giusto. Fatemi guardare bene da vicino. Tocchini, come sapete, me li do sempre. Ok, abbiamo zona baffi, anche qua ci siamo, quindi vado di nuovo a tamponare. Andiamo di balsamo. Il codice è il 219. Ci sono equivalenze, se non sbaglio, a due tipi di saponi e balsami. E uno deve essere Hugo Boss. Eccolo qua, quantità.
E questo qui va meglio. Volevo solo farvi vedere, guardate il sapone con il calore. Si è seccato. Balsamo l'abbiamo messo, adesso andiamo a fare il riepilogo. Speriamo che l'audio ci abbia aiutato. Allora, sciavettino della Revenger, armato con Voskhod, che da qualche parte ho messo le lamette, eccole qua. E ce n'è ancora mezza. Sapone equivalenza. Ok, balsamo dopo barba equivalenza. 219 è il codice per 1 million. Pre barba furbo. Pennello Yaki Brush 24 sintetico. E la ciotolina con il nostro contenitore per scaldarla, barbieria Carottese. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ciao a tutti.